La nostra attività proprio motoria all'interno della nostra casa si è moltiplicata, ma dall'esterno si è percepito quasi come che non stessimo più facendo niente e abbiamo avuto a tratti anche una grande paura di non esistere. Sarebbe stato più interessante farla io una fotografia e quindi raccontarti attraverso un'immagine quello che è stato il mio anno. È l'anno dell'istituzione nella quale lavoro, che è Camera Centro Italiano per la Fotografia, ma anche della comunità artistica e curatoriale della quale faccio parte. A cavallo tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, col quinto compleanno di Camera, per esempio, abbiamo cercato di mettere a tesoro questa voglia di normalità. Proprio in uno speciale che è stato pubblicato oggi da uno dei più grandi quotidiani nazionali di settore per l'arte, in Incipit riportava una frase di Tornatore e dice che l'arte e la cultura rimandano a un concetto di bellezza che serve a fornire all'uomo strumenti migliori per la convivenza sociale e civile. Questo credo che sia un punto molto importante e che la fotografia cercherà di raccontare appieno questi aspetti, ovvero l'aspetto della solidarietà e della collaborazione che anche il regime di continuità lavorativa che non è mancata, a volte retribuita, a volte purtroppo non retribuita, ma che non è mancata sicuramente nella fotografia 2020 della comunità artistica e fotografica, ovviamente. Uno dei luoghi comuni, degli stereotipi che sono più diffusi intorno alla figura del fotografo è che, e dell'artista in generale, è che sia un grande o una grande individualista. In realtà, a dire il vero, credo che quest'idea, anche perché mi coinvolge in prima persona, essendo fotografa io stessa, sia una grossa semplificazione. Sono molto frequenti, molto diffuse campagne di solidarietà, di raccolta fondi da parte del mondo della fotografia. La campagna 100 fotografi per Bergamo, che vendendo stampe fotografiche anche di molti autori torinesi è riuscita a raccogliere oltre 700.000 euro da donare a ospedali e strutture sanitarie. Come ci mostrano anche i lavori dei tre autori che abbiamo coinvolto in questa occasione, ciascuno con le sue pratiche, le sue modalità di lavoro, il suo approccio. Il lavoro del fotografo può essere realizzato in autonomia. Dall'altro è anche vero che necessariamente lo cala nel mondo, anche fisicamente. Lo mette in relazione con i suoi soggetti, con le altre persone, con la società, con il contesto. E lo porta a condividere dei momenti, dei luoghi, che sia per breve tempo o per un periodo decennale, che sia in maniera più intensa oppure no, comunque c'è questa necessità di una presenza. Il progetto racconta della Brigata Relief, cioè una brigata di 37 medici, infermieri, epidemiologi cubani che sono venuti nella prima emergenza Covid ad aiutarci a guarire i malati che c'erano all'OGR, nell'ospedale temporaneo allestito all'OGR. È nato dall'esigenza di raccontare quello che stava succedendo in quel momento. Quindi loro sono partiti più o meno dall'oggi al domani dopo una breve preparazione senza sapere bene con cosa si sarebbero dovuti rapportare, dimostrando quindi un grande esempio di umanità e di solidarietà verso
chi poteva averne bisogno, ma infatti loro sono stati solo tra i primi di 3.700 medici che poi Cuba ha stanziato in giro per il mondo in altre brigate. Si sono dimostrati non solo dei professionisti importanti, utili e competenti, ma sono dimostrati anche delle persone di grande valore nel loro rapporto con i pazienti. Dentro queste zone rosse, dove i pazienti vedevano solo dei medici di cui magari non capivano neanche la lingua, e li vedevano tutti vestiti di bianco, erano lontani dalla loro famiglia, questi medici erano sempre pronti a dare una carezza, ad ascoltare, a essere vicini anche con il cuore, umanamente, al di là della professionalità. Quindi è stato veramente un esempio umanitario importante per tutti, sia per me ovviamente, ma anche per i pazienti e per tutti gli infermieri e personale che ho avuto piacere di lavorare con loro. Quello che mi ha spinto a fare queste fotografie è stata l'esigenza di raccontare quello che stava succedendo a casa mia. Cioè, sono abituata a viaggiare e andare a cercare le storie dall'altra parte del mondo, però cioè, da una parte non mi potevo muovere, dall'altra stava succedendo di tutto proprio a casa, e quindi c'era un gran bisogno, esigenza professionale di raccontarlo. E quindi ho partecipato a un bando della National Geographic Society, l'ho vinto, e quindi loro mi hanno aiutato, mi hanno finanziato il progetto, e mi hanno anche dato mi hanno anche aiutato ad aprire le porte, che sembravano, insomma, era molto difficile lavorare. Grazie a quello poi sono riuscita a entrare all'OGR, a conoscere la brigata. Quel lavoro del fotografo documentarista è solidale nel momento in cui vai a raccontare delle realtà che magari sono poco conosciute e vai a dare voce a delle minoranze. Quindi in questo modo non solo condividi e vivi con quella persona, anche se per un breve periodo, un destino, ma in più hai l'opportunità di condividerlo con altri, quindi di allargare la consapevolezza che si ha su certi temi in giro per il mondo. Quindi nel momento in cui si condivide con i soggetti e si aiuta a dargli una voce, secondo me si crea una società più solidale. Che sia in ambito artistico o fotogiornalistico, dove sempre più si lavora su autocommissione, diciamo, spesso questi lavori nascono da un interesse, da un'idea verso un determinato tema, verso un determinato argomento, situazione o soggetto, di comprensione in alcuni casi, e portano comunque a una condivisione, a un racconto, a una messa in luce di alcuni aspetti, a volte anche alla denuncia di certe situazioni. Il progetto di cui stiamo parlando è Coabitaria, è stato prodotto nell'ambito di una call del MUFOCO, del Museo di Fotografia Contemporanea, che chiamava giovani fotografi italiani a lavorare sul tema dell'abitare sul territorio nazionale. Volevo esplorare quelle forme di vita dove le persone sceglievano consapevolmente di condividere parti della propria quotidianità in modi diversi, che vanno dai più estremi, che sono magari quelli legati a esperienze spirituali o religiose, anche radicali in alcuni casi, fino ai co-housing, a nuclei familiari e persone che scelgono di vivere nel proprio appartamento, poi corrispondono comunque delle aree comuni all'interno delle strutture che scelgono di costruire insieme, fino alle comuni, le più classiche comuni proprio di derivazione anni 70, alle coabitazioni solidali, e queste specialmente sul territorio torinese sono molto presenti, dove giovani o studenti o comunque ragazzi vengono offerte delle agevolazioni sull'affitto degli affitti calmerati in cambio di attività sociali da portare avanti in quartieri che sono tipicamente luogo di problematiche sociali o di esclusione, diciamo, da quello che viene considerato il centro cittadino. Nel momento in cui noi alziamo una macchina fotografica, specialmente noi che abbiamo a che fare con le persone nella nostra pratica fotografica, si crea una relazione di potere
che in molti casi è sbilanciata comunque, cioè la macchina fotografica viene tenuta in mano da una persona, non da tutte e due. Questa sensazione di disagio che sentivo nei confronti del mio soggetto nel momento in cui lo fotografavo, ho cercato di colmarlo con una pratica più lenta, che ha molto a che fare con la creazione di un rapporto con il proprio interlocutore, e quindi meno fotografia di azione, molto più ritratto, molto più anche pratiche collaborative e partecipative, quindi il coinvolgimento dei soggetti stessi nella produzione delle immagini, e cercare di colmare questo vuoto di potere che c'è tra soggetto e fotografo attraverso delle pratiche che siano più etiche, che tengano in considerazione di più il soggetto, fa parte, diciamo, di quel percorso verso un tipo di fotografia di stampo antropologico che ho iniziato e all'interno del quale mi trovo in questo momento, che vuole, se vogliamo, essere più giusto, se questa parola ha un significato. Per andare sui classici e restare su questa idea, c'è una fotografia, My Grandmother, la madre migrante, di Dorothea Lange del 36. Probabilmente tutti l'avete vista, è una delle fotografie più iconiche e più importanti della storia del Novecento, non solo della storia della fotografia, di fatto. Appena vidi la madre affamata e disperata, mi avvicinai a lei, come attratta da una calamita. Non ricordo come riuscii a spiegarle la mia presenza o la mia macchina fotografica, ma ricordo che non mi fece domande. Scattai 5 fotografie, avvicinandomi sempre di più dalla stessa direzione. Non le chiesi né il suo nome né la sua storia. Sembrava sapere che le mie foto avrebbero potuto aiutarla, così mi aiutò. Queste fotografie della Lange hanno contribuito a cambiare il pensiero, a portare qualcosa a un discorso pubblico che poi ha portato anche a dei cambiamenti, a delle migliorie. La mia pratica fotografica e performativa ha a che fare con l'umano, ne è attratta, lo attraversa e ne è attraversata. In questo senso penso che sia strutturalmente legata a un gesto, a una dimensione solidale, ma è un movimento biunivoco, anzi forse multidirezionale, cioè un movimento verso i soggetti con cui lavoro, ma è un movimento che torna verso di me e che torna verso tutte le persone che poi intercettano il progetto. In questo senso il progetto di cui oggi vorrei parlare, Homeless Heroines, sviluppato con Virginia Ruth Cerqua, attrice e formatrice teatrale. È un progetto nato 2 anni fa, una committenza per il quarantennale della cooperativa Animazione Valdocco, un incontro con 12 donne senza dimora, ospiti di Casa Sidoli. Casa Sidoli è un servizio della città di Torino che accoglie donne adulte in difficoltà, hanno trascorso anni in strada. A volte. Questo incontro ha generato delle forze davvero inattese. Sono donne da cui abbiamo attinto, cui biografie abbiamo attinto, episodi di forze piuttosto straordinarie. Sono soggetti, corpi, parole che sono raramente intercettati. L'occasione è stata quella di partire dalla loro esperienza biografica, da esperienze di vita in strada, in dormitorio, da cui hanno preso forma dei personaggi eroici, delle vere e proprie eroine con poteri e saperi piuttosto straordinari. Sento che è un gesto estremamente duttile e versatile. La fotografia, il gesto fotografico ha, credo, attivi forme di documentazione, forme di denuncia, forme di creazione, ricreazione, falsificazione del reale, quindi è un rapporto multiforme, la fotografia ha un rapporto strettissimo con il reale ma anche con la finzione, contribuisce a consolidare e rafforzare il potere,
come accompagna e al fianco di movimenti rivoluzionari. Certamente può situarsi nel cuore del reale, aprire brecce, scardinare modi di vedere. Ho tentato e sto tentando di creare delle tracce, delle esperienze del confinamento a qualunque latitudine. In tutte le lingue sono ritratti che contengono anche una pista vocale. E oltre a cercare di creare tracce di questo momento, vorrei tentare di ricostruire questo movimento di aggregazione fra le persone e di lavorare in sinergia, in sintonia, provando a collegare. Sento un bisogno fortissimo di riflessione, di condivisione, di messa in relazione di esperienze. Siamo artisti, siamo cittadini, siamo persone che hanno conosciuto difficoltà crescenti in questo momento, ma ce ne sono altre che sono estreme. È necessario prendersi cura di chi in questo momento è in una situazione di maggiore fragilità. In questa vicinanza, in questo scambio reciproco, in questa vicinanza di specie, io vedo la solidarietà. Thank you.